mica tanto. Come mica tanto? No, guardi che io sono anche un po' indrogioso, se ne sei. A me piaceva molto Dostoevskij. Io mi sono letto anche certi piombi, ma... Tipo? Tiriamole fuori uno. Beh, per esempio, non so, mi viene in mente un che è molto noioso, Wallenstein, la vita del generale Wallenstein, no, che mi ero anche divertito adesso, del figlio di Thomas Mann, Gollum. Che poi io ho sempre detto che io sono femminista, che io difendo sempre le donne, sempre difendo le donne. No, è vero. Non ho mai accettato l'etichetta di pornografia, assolutamente. Però c'è l'enciclopedia di Diderot originale, mica male, eh? Bella. Posso prenderla? Sì. Comunque bei libri questi. Questo è di astronomia. Sì, sì, sono belli questi, vero? Che libro è? Sì, che non so come mai mi hai capito. Però è bello. Guardi che stufe. A chi potevano interessare libri così pesanti? Cosa succedeva? Come faceva uno a portarseli a casa? Sento che sono due. Ecco. Ma questo libro è mio? Sì, era lì. Sì. Vabbè, Guido Nardi lo conosco. Eccoli. C'è per esempio La tecnologia che ride, uno stupendo almanacco con piani del 70. Io in fondo invidiavo moltissimo un mio amico che aveva tutta la scala. E cos'era la scala? E era una piccola biblioteca, però, perché c'erano libri per tutte le età. Cioè c'erano i libri per gli undicenni, per i dodicenni, per i tredicenni.